Buongiorno a tutti e bentornati a Ci vediamo lunedì. Oggi, puntata numero 86, parleremo degli abusi edilizi privati con i quali si perde il super bonus condominiale. Lo faremo col dottor Ivan Giordano, come sempre. Ciao Ilaria, buongiorno a tutti giurista d'impresa, tributarista immobiliare e giornalista. Come sempre prima di introdurre diciamo, l'argomento di questa puntata vi faccio un promemoria dei prossimi corsi di formazione che terremo con, con ICAF appunto e il primissimo è il seminario super bonus che si terrà sabato 25 marzo dalle ore 9 alle ore 13 e poi è già stata aggiunta la parte 2 che si terrà invece ad aprile ovvero martedì 18 aprile sempre con l'orario 9.13. Le iscrizioni sono ovviamente aperte, potete scriverà a formazionechioccio all'istituto icaf.it oppure fare l'iscrizione online direttamente sul nostro sito. Così come per questi corsi ovviamente sono aperte anche tutte le iscrizioni per i corsi col bando oppure FSE oppure con il programma GOL. Quindi se siete interessati vi invito ad andare a rivedere le nostre maratone come... Con, dove con la dottoressa Fullin andiamo proprio a trattare nel dettaglio di che cosa tratta, quindi chi può accedervi, chi ha i requisiti e soprattutto di che cosa, cosa riguarda la certificazione delle competenze. Quindi vi invito qui sotto in descrizione a cliccare sulla Maratona 18 e la Maratona 19. Se invece siete degli agenti immobiliari e volete avere invece più info riguardo l'esame dell'agente immobiliare, vi invito a vedere anche la Maratona numero 20. Per quanto riguarda invece info sulle consulenze private, vi, vi ricordo l'indirizzo mail a cui scrivere: quindi consulenze-istitutoICAF.it, e in questo caso, se siete condomini, amministratori, professionisti, non vi preoccupate, potete porci eh, l'oggetto, l'obiettivo della vostra consulenza, e poi noi ovviamente vi daremo tutte le informazioni per fissare un appuntamento col dottor Giordano. Bene, quindi dopo questi promemoria, direi che possiamo entrare nel vivo della nostra puntata. Ivan, eh, nell'assemblea di condominio viene detto che chi non ha la propria abitazione in regola urbanisticamente perde il diritto di accedere al bonus per i lavori trainati, ma non ha problemi a cedere il proprio credito sulla quota millesimale dei lavori eseguiti, quelli trainanti, sulle parti comuni. È corretto? È corretto che venga detto questo, nel senso che se noi andiamo in assemblea condominiale o abbiamo vissuto delle assemblee condominiali, questo è quello che è stato detto da ottobre 2020 in avanti quando i eh, tecnici non sono stati più chiamati a dichiarare la conformità urbanistica delle singole unità immobiliari, ma soltanto la conformità urbanistica delle parti comuni del fabbricato. Questo cosa ha significato? Ha significato che eh, non si, c'è stato un alleggerimento degli obblighi legati alla conformità urbanistica degli appartamenti privati, semplicemente non c'era più nessuno che era obbligato a certificarne la regolarità. Ora sembra un gioco di parole, ma il tecnico che non è obbligato a dichiarare che un immobile non ha abusi edilizi, non ha responsabilità, se poi l'immobile ha abusi edilizi e si perde il diritto al bonus fiscale. Ma il condomino che cede un credito avendo gli abusi edilizi, lui sì che ha la responsabilità di aver ceduto un credito inesistente. Allora il tema è questo, cos'è che ha fatto il legislatore? Ha tolto, ha tolto un organo di controllo, ha tolto un filtro lasciando tutta la responsabilità della correttezza tributaria in capo al eh, condomino. Il quale condomino solo lui in cuor suo sa, visto che non va più nessuno a verificarlo a casa sua, se ha un abuso o non ha un abuso in casa. Ora, che cosa è stato detto? È stato detto non ti preoccupare, eh, oh, se hai l'abuso in casa tua... Eh, le opere private che nel mondo del superbonus sono le caldaie private, i serramenti, insomma le opere trainate, purtroppo non puoi farle perché l'abuso è ostativo, però puoi cedere il credito sulla tua quota millesimale di parti comuni. Ma questa cosa sotto un profilo tributario è inascoltabile. Cioè è un ossimoro, ma vi dico come mai. Allora, eh, facciamo che io e mio fratello siamo condomini perché abbiamo io un appartamento, lui l'altro, di una villa che originariamente era la villa di famiglia, che poi abbiamo diviso in due è diventato un condominio. Allora, se io fossi stato proprietario unico della villa, dovevo avere tutto in regola, altrimenti non potevo fare né le facciate, né il cappotto, né il tetto, né le caldaie, né i serramenti. Per il solo fatto che un atto di divisione ha comportato che quello sia diventato un condominio, io con l'abuso edilizio in casa posso fare le facciate, il tetto, il cappotto e il mio vicino di casa che non è un condominio ma la stessa casa, villa singola non può farlo. Ma non può essere questa cosa. La Cassazione ha chiarito che eseguire opere di ristrutturazione su un immobile gravato da abuso significa reiterare la condotta criminosa e quindi rinnovare il reato di abuso edilizio. La norma che ha consentito ai tecnici di non certificare la conformità urbanistica non andando in casa a guardare non ha toccato il principio giurisprudenziale di cui vi ho appena parlato. Quindi, se un condomino ha un abuso edilizio in casa, non fa venir meno per gli altri condomini il diritto di cedere il credito sulle parti comuni e di. Ehm, come dire, portare avanti il bonus fiscale per le opere condominiali, ma il proprio credito d'imposta non matura né per le opere private né per le opere condominiali, perché quel condomino, in assenza di personalità giuridica all'interno dell'ente di gestione condominio, perde il diritto a cedere il credito, interamente il suo credito. E guardate, sta succedendo qualcosa di imbarazzante nel mondo dei condomini, sta succedendo ed è successo. Cessioni dei crediti anche da parte dei condomini che hanno gli abusi all'interno degli appartamenti. Ma infatti se la verifica dell'assenza di abusi all'interno delle unità immobiliari private non viene più fatta perché appunto si dice che non ostacola il bonus per le parti comuni, al momento stanno circolando crediti inesistenti. Non è una sorpresa, Ilaria, che le banche stanno, stanno a distanza dai crediti che stanno circolando. Ma perché le banche non prendono i crediti? Facendo pagare la monetizzazione il 20, il 30, il 35%, il debitore è lo Stato, quindi tutto sommato un debitore sicuro. Prendo un credito a 100, lo pago 65, monetizzo il 35%, è certo che poi. La giurisprudenza ha dichiarato sequestrabili i crediti anche al cessionario in buona fede. Uno dice: Senti, io, non avendo verificato che tu abbia o non abbia un abuso edilizio in casa perché non è più stata fatta la verifica, col rischio che poi mi sequestrino il credito, io non lo prendo. Ed ecco che è tutto bloccato e il mercato dei crediti d'imposta è bloccato. Sì, è un motivo in più da aggiungere per il blocco, diciamo. È un motivo in più per, per il blocco. Ma quindi per tutti i nostri amici da casa che in questo momento ci stanno guardando e dicono ok, mi trovo in questa situazione, cos'è che può succedere a questi condomini? Allora, eh, se vi trovate in questa situazione scriveteci perché one to one tratteremo il vostro caso e capiremo se esiste una soluzione percorribile. Esatto. E in alcuni casi esistono soluzioni percorribili, raramente, in altri casi eh, le soluzioni sono andare a ravvedere il credito illecitamente eh, utilizzato prima che lo accerti l'Agenzia delle Entrate, rischiando anche di finire nel penale. Questo. In concreto qual è il rischio? Che l'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento disconosca interamente il credito, non qualificando come un credito non aspettante, ma qualificandolo come un credito ines inesistente. Il credito inesistente... Prevede un impianto sanzionatorio che va dal 200 al 270%, mentre il credito non aspettante prevede un impianto sanzionatorio che va dal 60 al 100%, più l'integrale restituzione del bonus. Ok, quindi mi raccomando, se dopo questa puntata vi siete resi conto di trovarvi in questa situazione o che potreste essere in questa situazione, vi invitiamo assolutamente a scrivere a istituto.icaf.it, allegandoci anche tutta la documentazione che avete a disposizione, perché ovviamente ICAF farà una fase di preanalisi documentale nella quale poi durante il confronto Zoom verrà dato riscontro a tutti i vostri quesiti che avete posto appunto nella consulenza, ma soprattutto anche verranno condivise le eventuali strategie percorribili. Quindi mi raccomando, se vi trovate in questa situazione o dubitate, avete anche solamente un dubbio, scriveteci. Quindi io Ringrazio nuovamente il dottor Giordano per essere stato qui con noi. Grazie a te, Ilaria, e grazie agli amici da casa. Vi ringrazio a tutti voi per averci seguito. Vi invito a iscrivervi al, canale, al nostro canale se non l'avete ancora fatto, di attivare le notifiche così ogni qualvolta che la ICAF TV pubblicherà un nuovo contenuto, vi arriverà direttamente l'avviso. E che dire, vi aspettiamo al seminario super bonus del 25 marzo. Le iscrizioni ovviamente sono aperte. E ci vediamo nella prossima puntata e tra poco la sua anteprima. Nella prossima puntata parleremo dei 6 alert della circolare 23E, quando si perde il bonus. Ci vediamo lunedì, a ci vediamo lunedì!